Action al vostro Morissan! buongiorno a tutti ragazzi. Se non siete iscr iscr iscritti ancora al canale, iscrivetevi, attivate la campanella, verificate se è, la task force non vi ha cancellato dalla campanella o dall'iscrizione. Come sovente a allora di cosa dobbiamo parlare questa sera? Volevo farlo ieri sera, ma sono stanco perché sto facendo troppe commissioni. Sto organizzando la fuga, ma non ti tra nessuno. <clears throat> allora, ovviamente, come saprete, il governo di Giuseppe Conte ha secretato. Eh, le procedure di pubblica sicurezza per quanto concerne sapete quei trattati per il covid tutto quel programma l'hanno secretato allora e poi noi siamo cospirazionisti si chiudono una villa per decidere sorte l'italia e noi siamo cospirazionisti a porte chiuse state le case nascondono gli atti pubblici che riguardano il futuro degli italiani e noi siamo cospirazionisti cioè se la magistratura ti chiede un qualcosa e tu nascondi quello, mi fai pensare che c'è qualcosa da nascondere, altrimenti non li nasconderesti. Per l'ordine pubblico vuol dire che se l'ordine pubblico legge quello, si incazzano gli esseri umani. Poi siamo noi cospirazionisti. Ma me, io veramente non ho più parole. Sto proprio mi sto reinventando, ho detto: no, devi toccare argomenti nuovi perché mi sono rotto le palle di parlare del Moscone, ok? Ovviamente poi ne parleremo, certo. Ma la cosa più grave qual è? Ieri leggevo ovviamente ANSA, <ride> vabbè, ANSA è come legge BBC, quelle testate di fake news e cose varie. Ma la cosa più grave è Mattarella, Mattarella non apre mai bocca, mai. Cioè quando è scoppiato lo scandalo di, di Palamara, Mattarella zitto, dice un cazzo. Cioè stiamo parlando di una magistratura corrotta che modificava, faceva casini con i processi, Mattarella zitto. Poi si sta spaventando delle fake news che arrivano dal web. Praticamente il governo italiano, ma come tutti gli altri governi, guarda quell'altro. Quel, quel pagliaccio, quel miserabile, Erdogan come cacchio si chiama. Ha fatto una legge dove anche lì comitato... ormai se le passano, per quello vi dico nuovo ordine mondiale, si passano i protocolli. Cioè l'idea di questi qua è mettere una tax force per decidere ciò che è giusto e sbagliato. Ok. È di una gravità assurda, cioè secondo Mattarella noi dovremmo ascoltare la TV, cioè la vera informazione, la merda che esce la TV noi dovremmo ascoltare quella merda di informazione, ok? Perché lo dice Mattarella e se lo dice Mattarella, ragazzi, vuol dire oh cazzo, eh, non ti fidi Mattarella. Io ogni mattina la prima cosa che faccio dico grazie al cielo che esiste Mattarella. Non ci fosse Mattarella non riuscirei a vivere, ok? Ma vi leggo questo articolo scritto dall'Ansa, ok? Allora, la cautela sulla pandemia è un richiamo prezioso e opportuno. C'è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse così presto mentre nel nostro paese continuano a morire persone per il virus. Uh, che paura, quante persone stanno morendo per il virus! È un motivo per non abbassare le difese, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio. Esattamente quattro mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Mattarella, sono morti o li hanno uccisi a causa di una procedura sbagliata? No, perché girovoce alcuni scienziati e autori dicono che nella fase iniziale, al posto di eh, curarli con determinati farmaci, siano stati intubati. Ma non è che li hanno uccisi? Punto di domanda, PNL, tu che stai ascoltando, PNL. Punto di domanda. Ma non è che li hanno uccisi? O oh, 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 il virus li ha uccisi realmente? Eh, andiamo avanti. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini. Con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia, altrove il rifiuto o l'impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze. Il mondo dell'informazione è stato interpellato dal virus e ha dato prova di essere stato al servizio dell'interesse generale dei cittadini, cioè. Praticamente il mondo dell'informazione è stato schiavo delle, del governo di dire quello che il governo voleva. Mettiamola così, caro Mattarella. Un ruolo de, del grande rilievo nel contrastare la pandemia, un'opportunità forse inattesa che rilancia il ruolo del giornalismo, ruolo posto alle fabbriche della cattiva informazione, delle fake news. L'informazione professionale di qualità è stata riconosci riconosciuta a cittadini. Ma quando mai? Ma quando mai? Lo stanno scrivendo tutti nel web, nel web che non si fidano più delle, de, di questi giornalisti venduti. <coughs> Andiamo avanti. Le fake news, notizie contraffate, sono normalmente il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime. La maggior parte ci sta mettendo la faccia, giusto per. no, per. sta prova contraria. Eh, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione ma che ci guadagna uno a raccontare eh, a commentare delle notizie che ci guadagna cioè ti racconta quello che, che vede ok eh, <coughs> scusate il moscone eh, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione contando sull'effetto moltiplicatore del web sull'assenza di sanzioni che caratterizza un mondo privo di responsabilità definibili la pretesa di un nuovo luogo, come è stato chiamato, dove ci, dove ci si può permettere di popolare presunti fatti, falsati o inesistenti, senza alcuna sanzione. Esattamente l'opposto, ha ribadito, dell'informazione professionale che prevede anche sistemi di sanzioni puntuali sia dagli organi preposti alla um, diontologia professionale che da parte della magistratura. I due fenomeni non vanno quindi in alcun modo confusi. Cioè, in altre parole ha detto in PNL di basso livello, no ragazzi, guardate, quello che è la web è turra, spazzatura, ma noi l'informazione, cioè i media di regime, media set, perché media set a parte è uguale, stessa cosa, mediaset RAI, no, questa, questi fanno la vera informazione, ok? Chissà, nelle nostre case, ha detto ancora il capo dello Stato, abbiamo pensato spesso che il dopo avrebbe dovuto essere necessariamente diverso. È una consapevolezza del bisogno di cambiamento che non riguarda solo la sfera personale, ma che si registra nei rapporti tra paesi diversi, tutti esposti alla medesima fragilità. La risposta si è tradotta in esperienze di preziosa reciproca solidarietà e desidero ringraziare quei paesi che hanno dimostrato amicizia all'Italia. Così come eh, ha fatto l'Italia, forse intende, vabbè, tutto il gruppo, l'Europa probabilmente, ok? Nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo questa sfida. Ma perché abbiamo vinto? Siamo ancora agli arresti domiciliari. Il governo italiano ha fatto fallire l'80% delle aziende. Di cosa stai parlando? Scusami se mi permetto, eh. Lo dico educatamente, ovviamente. Perché tu sei, eh, sei matarella, ci mancherebbe altro. Nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo questa sfida. Uniti si è più forti abbiamo assistito a un, in, a, un in, a un immaginabile cambio di paradigma politico e istituzionale dell'UE e ci credo, avete, hanno fatto tutto a porte chiuse nella Villa Pampil l'Italia ha trovato condivisione e solidarietà da altri paesi la qualità e le formule profondamente innovative messe in campo hanno una portata straordinaria e manifestano un'ambizione di significato storico veramente anche io ho i brividi da queste parole eh, ha spiegato Mattarella: in questo ambito noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte e a utilizzare le risorse nell'ambito di un programma tempestivo, concreto e efficace. È importante che lo è. Aperta, non si richiuda in una visione miope che consideri solo gli affetti più eh, contingenti della crisi, ma che al contrario guardi al futuro fuori da veti o da difese di corto respiro. Parla sempre dell'Europa. L'avete notato questi personaggi? Napolitano, Mattarella. Lui, la cosa importante non ne frega un cazzo l'Italia, l'Europa, che l'Europa vi ricordo che, che è la rappresentazione del nuovo ordine mondiale. Ok? Eh, è in gioco il futuro, un futuro che richiede de determinazione. I nostri ragazzi hanno patito un anno di disagio. Il sistema Italia non può permettersi di mh, dissipare altre energie in questo campo. Lo sviluppo della nostra società subirebbe un danno incalcolabile. L'apertura regolare delle scuole è un obiettivo primario. L'Italia deve raccogliere le sfide e deve essere fatto ogni sforzo. Concludiamo. Non bisogna confondere la libertà con il diritto di fare e ammalare gli altri, ha detto il presidente Mattarella nella cerimonia del ventaglio, soffermandosi sulla necessità di mantenere le precauzioni nei confronti della diffusione del COVID. Imparare a convivere con il virus non vuol dire comportarsi come se non ci fosse più, ha aggiunto. Bravo, Mattarella, bravo, bravo! <coughs> In altre parole, ragazzi, Mattarella ha detto che l'Europa è la cosa più importante al mondo, di non ascoltare le fake news dal web, di ascoltare soltanto la TV, cioè per produrre altre foche da balcone, probabilmente. Ragazzi, quello che vogliono fare, ve lo dico io, è imbavagliare il web, ok? E noi facciamo paura, ma non io, tutte quelle persone che hanno un canale 1000, 2000, 5.000. Che hanno gruppi Facebook, che raccontano il perfetto contrario, che poi sono soltanto un amplificatore di quello che dicono gli scienziati, un ascolta, un vero scienziato, non quei massoni presi e messi lì a gestire la, la situazione virus in Italia, e quindi fanno da amplificatore, danno spazio come faccio io a quelle persone che vengono messe da parte. Proprio stamattina parlavo di um, una mia amica ha detto voglio intervistare Dominutella, perché io faccio il perfetto contrario. Loro uh, attaccano quelle persone contro il, sistema. contro il sistema, quelli che sono per la libertà. Dominutel è stato messo da parte, da quello che ho capito, al Vaticano. Ho detto, ma come possono intervistare una, un don di questo tipo? Io voglio intervistare tutte quelle persone che il sistema ha messo da parte. E ho altri 100 in Perché non intervisti? Ragazzi, abbiamo una lista di mille, mille persone che dobbiamo intervistare. Sono veramente tante. Io sono strappieno di impegni tra spostamento, case, vendita di, di tutto. Come vi ho già detto, sto eliminando tutto il mio asset e cose varie. Quindi, chiarito questo, quello che sta accadendo in Italia, vi do già, mai Morris, mai Morris, mago Morris, mago Morris. Al 31 di ottobre cosa accadrà? Che faremo un'altra extension minimo di tre mesi. Vi spiego il perché. Intanto tutte quelle persone che stanno usando la mascherina avranno problemi polmonari. Pensa a una persona a 4 mesi, 5 mesi, almeno 16 ore con la mascherina, perché qui in Spagna questi cerebrolesi sono 16 ore con la mascherina. Poi magari sono persone che pesano 150 kg all'età di 20 anni, quindi sovrappesano altre 2000 patologie. Quindi avranno problemi. L'autunno arriva l'autunno, l'inverno arriva l'influenza coloniana. Problemi polmonari? Eh ragazzi, è arrivata l'altra ondata del Pipistrello 2, Serpente Virus, Cisto da One, collaborazione con la Svizzera. Eh no, adesso lockdown di nuovo. Quindi voglio dire, questi probabilmente faranno un'estescia di altri tre mesi per il protocollo sanità. Nel frattempo rimangono a governare e portano avanti il progetto del nuovo ordine mondiale. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti. È come se ci fossero delle persone che gli hanno spento il cervello e altre che lo vedono tutti i giorni. Ovviamente i canali come il mio, come tanti altri blog, verranno bloccati ogni volta che fare un video di questo tipo, verrà eliminato, faranno delle leggi, task force. Stai parlando male di conte, male di conte male vuol dire raccontare una, una cazzata che ha fatto conte, tipo allungare i tre mesi. E quello è una fake news, cancellato, cancellato, cancellato. E quindi uscirà soltanto Mentana, cari Buongiorno c'è il virus, tanti milioni di morti e la gente dovrà fare la pecora, ascoltare gente come Mentana e classi giornalisti che fanno parte del sistema Italia, del governo italiano. Della piramide, per intenderci, è gravissimo quello che sta accadendo. E per quello ho detto io nei mesi passati, nelle settimane passate, che io prenderò un break di 3-4 mesi per vedere cosa accadrà in Spagna e Italia. Tanto la prima cosa dove accadrà sarà l'Italia e la Spagna, probabilmente in Spagna prima. Qui la dittatura è tangibile, la vedi quando esci in strada, è tangibile. Qui stanno fallendo giorno dopo giorno, soprattutto le Canarie. Gli sta bene che sia chiaro i canari perché i canari che non hanno l'obbligo stanno uscendo 16 ore con la mascherina. Quindi a questa gente, io l'ho già detto, deve essere un'autoselezione ragazzi. Mi dispiace. E questi qua pretendevano che gli inglesi, io conosco la cultura inglese, venissero in vacanza qua con la mascherina. Cioè, onestamente, qui sarà uno scempio le canali, sarà un fallimento totale delle attività commerciali. Ma non voglio parlare di canale, voglio in generale. Adesso stanno attaccando a Madrid, vedete che stanno fuori i focolai. Il giorno sono troppi infetti, l'indomani scendono di qualche unità, poi di nuovo accendono. Temo di tenere il fuoco caldo come si faceva in passato. C'era il fuoco e ogni tornino deve mettere un pezzo di legno. Se il fuoco si spegne, il popolo si sveglia e si incazza. Molti hanno capito che sta accadendo, quello che, quello che ho detto nei discorsi sta accadendo e accadrà, è solo questione di mesi e di anni. Questo è l'inizio, l'inizio di un lungo cambiamento che non andrà in una bella direzione per i cittadini tradizionali. Sarà un paradiso soltanto per quell'1% degli illuminati disturbati. Anyway, ci tenevo a fargli questa pillola ragazzi, io preferirei che Mattarella parlasse per il popolo, invece a quanto pare parla di fake news, dobbiamo preoccuparci delle fake news, bisogna seguire l'Europa, è tutto quello che dice Conte è giustissimo, e attenzione Conte ha fatto, il governo Conte ha fatto il segretario di quei documenti, quindi un cittadino non può sapere che protocolli c'erano per quello che hanno fatto, quindi qualcosa a nasconderci l'hanno, quindi e poi vengono a dare a me il co del cospirazionista, che per me vuol dire grande pensatore, però so okay. che Thank you for watching ragazzi, verificate se vi hanno cancellato dall'iscrizione e il bello ovviamente questo turbo, queste leggi che faranno di censura in Italia per noi sarà un turbo perché stiamo lanciando una piattaforma indipendente, quindi probabilmente bloccheranno YouTube ma non potranno bloccare le piattaforme private. Buona visione, thank you for watching, al prossimo video, bye bye.